Buongiorno, buongiorno dal vostro homeless, il senza tetto che ha vissuto 14 anni per strada e che ora vive in una struttura del comune, ha un contratto per 2 anni, vediamo di rispettarlo. Sono nella struttura da pochi mesi, vediamo di rispettare il contratto. Intanto vi faccio vedere la mia postazione. Sono sdraiato davanti a un'ex banca, almeno per il momento, il momento. Questa è la mia roba. E questa è la mia roba, dicevo. E questo è quello che si vede. Allora, vi volevo dire forse. Secondo voi, volevo sapere se secondo voi questo vi sembra il paese libero. Io credo che non sia un paese libero. Vedo gente insoddisfatta per strada, vedo purtroppo delle scene che non vorrei vedere, scene di gente che purtroppo usa sostanze stupefacenti e che le vende, ogni tanto vedo queste scene. Però quello che voglio dirvi è che secondo me, anzi vi chiedo a voi, voglio saperlo da voi, se secondo voi questo è il paese libero. Siete liberi voi? Voi siete liberi? Potete girovagare dove vi pare, diciamo? Secondo me non è un paese libero, io lo devo dire. Non è un paese libero. Intanto vi faccio vedere, c'è il cappello, cappellano, cappellino, la sciarpetta, come si fa la scarpetta sui piatti di pasta a brodo. Comunque, io ad esempio non mi sento ancora libero. Non mi sento ancora libero. C'è gente che mi aveva promesso che sarei stato libero. Sarei stato libero di mente, di testa. Di mente. Sarei stato libero e avrei potuto fare molte cose. Ma non mi sento ancora libero. Forse perché il paese non è libero? Punto interrogativo. Che altro devo aggiungere? Ci sono paesi liberi? È una domanda. Fate voi, signori, fate voi. Io non mi sento libero. Non sono libero di andare dove mi pare e piace. Sono stanco di dovermi sdraiare il pomeriggio perché la struttura chiude per delle ore. La struttura, sapete dove vivo, chiude per delle ore e bisogna uscire. Sono stanco di questo, sono stanco e vorrei non accadesse più. Vorrei che non accadesse. Ditemi la vostra opinione, leggerò i vostri commenti. Secondo voi il paese è libero?